La sezione di controllo della Corte dei Conti della Calabria ha parificato il rendiconto 2021 della Regione Calabria, chiedendo però all'amministrazione regionale i correttivi necessari per le criticità emerse nell'analisi del documento contabile. La parifica ha riguardato il rendiconto 2021 nelle sue componenti, si legge nel dispositivo della decisione della magistratura contabile, del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, ad eccezione delle poste contabili relative alle quote annuali del ripiano di disavanzo per 29,3 milioni. Il dispositivo è stato letto dalla Presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti della Calabria, Rossella Scerbo, dopo aver sentito le richieste del procuratore contabile, Romeo Ermenegildo Palma, e le deduzioni del Presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Alla seduta del giudizio di parifica del rendiconto della Regione ha partecipato anche il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino. Ascoltiamo il presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti della Calabria, Rossella Scerbo, al microfono di RTC. Il nostro intento è quello di cercare di affiancare la Regione in un percorso di risanamento, indicando soprattutto perché noi non ci occupiamo di gestione, non c'è una cogestione, il nostro compito siamo una magistratura di controllo, quindi indicando la corretta applicazione delle regole contabili che hanno la funzione di assicurare il risanamento del bilancio della Regione, che è soprattutto, come avete sentito, un bilancio sanitario, a fine di assicurare una sanità che dia ai cittadini tutto quello di cui hanno bisogno. Avete sentito anche richiamare da parte di tutti le problematiche legate all'utilizzazione del fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quella è una grande cosa molto importante. Noi abbiamo bisogno soprattutto di una sanità che ci dia cura, non ci costringa a curarci fuori o altrove o ricorrendo a strutture private. Anch'io personalmente, ogni volta ho avuto problematiche di salute particolarmente forti, sono dovuta andare fuori, ma io ho la possibilità economica forse di farlo, non tutti lo possono fare ed abbiamo tutti il diritto alla salute, è diritto fondamentale, non esiste nulla al di fuori della, perché tutto il resto è in funzione dei bisogni essenziali dell'individuo, la salute, la cultura, la formazione e questo, quindi per questo abbiamo dedicato, ma non è solo la sanità è quella di impatto immediato, ma tutto intorno, quello, e credo in questo concordo quello che ha detto il Presidente della Regione, è necessario che ci sia del personale formato, purtroppo molti nostri giovani vanno fuori e quindi mancano a volte le competenze, ma se noi rendiamo questa regione più attrattiva sotto tutti i punti di vista, forse riusciremo a costruire un futuro migliore per la nostra regione. È vero che si giudica il 2021, ma sono rilievi importanti perché la Corte dei Conti dà contezza di quello che va fatto in Calabria per migliorare i conti e anche per migliorare la qualità dei servizi. Così ai nostri microfoni il Presidente della Regione Calabria, Occhiuto, ha commentato l'esito del giudizio di parifica del rendiconto 2021 dell'ente alla Corte dei Conti. Sono molto soddisfatto, ha detto Occhiuto, dell'esito del giudizio di parificazione che per fortuna non produce conseguenze sui documenti contabili che abbiamo già approvato. Ci sono delle piccole correzioni nell'ordine dei 4 milioni di euro, è andata molto meglio, ad esempio, dell'anno scorso. Sì, si giudica il 2021, ma sono rilievi importanti perché la Corte dei Conti dà contezza di quello che va fatto in Calabria per migliorare i conti e anche per migliorare la qualità dei servizi. Per cui sono molto soddisfatto dell'esito del giudizio di parificazione, che per fortuna non produce conseguenze sui documenti contabili che abbiamo già approvato. Ci sono delle piccole correzioni dell'ordine di 4 milioni di euro, quindi è andata molto meglio dell'anno scorso, per esempio, e soprattutto abbiamo accolto molte osservazioni che diventano una traccia di lavoro per il futuro. Il rendiconto del 2021 contiene in qualche modo la somma di tutte le questioni che si sono cristallizzate, stratificate nella nostra regione, che piano piano, attraverso riforme coraggiose e strutturali, dobbiamo affrontare e risolvere. L'analisi dei dati acquisiti al giudizio evidenzia come il valore di risorse di natura vincolata sia consistente, il 62,4% per la sanità, il 15,8% per investimenti e l'8,2% per altri fondi vincolati. Entrate libere da vincoli sono pari al 12,2%, ciò rappresenta un limite oggettivo all'azione di governo. Lo scrive il procuratore regionale della Corte dei Conti, Romeo Ermenegildo Palma, nella relazione per il giudizio di parifica del rendiconto 2021 della Regione Calabria.
Per il procuratore contabile è elevato il rischio di possibili squilibri di bilancio fin quando le manovre di bilancio saranno improntate al finanziamento del deficit della sanità, al finanziamento dei debiti fuori bilancio e ad assicurare la disponibilità per pignoramenti o ancora la contribuzione verso enti strumentali e organismi partecipati per sopperire a gestioni non in perdita. Si tratta, si legge nella requisitoria, di una disponibilità finanziaria che circoscrive la possibilità di prevedere interventi sul territorio a fronte di frequenti e imprevedibili esigenze ulteriori rispetto a quelle indicate in programmazione in ambiti caratterizzati da contingenze e congiunture nazionali ed internazionali e da una elevata dinamicità delle esigenze del territorio. Nonostante la Calabria riceva ingenti risorse destinate alla salute dei cittadini e sebbene i calabresi in questi 12 anni abbiano continuato a finanziare copiosamente la sanità regionale, con il versamento delle extra aliquote IRAP e IRPEF i medesimi cittadini non godono di servizi sanitari adeguati. Lo rileva la sezione di controllo della Corte dei Conti della Calabria nella relazione per il giudizio di parifica del rendiconto 2021 della Regione. Il report mette in evidenza in particolare le gravi criticità nella gestione della sanità calabrese in piano di rientro dal 2009 e commissariata dal 2010. Sono impegnato a rifondare un sistema sanitario che ho raccolto in macerie. Non sarà semplice, non sarà un'attività che concluderemo nell'arco di qualche settimana o di qualche mese, ma sarà un'attività che concluderemo dimostrando che anche la sanità in Calabria può essere governata. Lo ha detto il Presidente della Regione Occhiuto a margine del giudizio di parifica del rendiconto 2021 da parte della Corte dei Conti, con riferimento alle criticità legate alla gestione della sanità calabrese, criticità emerse dalle relazioni della magistratura contabile. Nei livelli essenziali di assistenza, rilevato Occhiuto, siamo ultimi. Ho detto che il fatto che oggi siamo in avanzo di amministrazione e che questo avanzo è dovuto al fatto che abbiamo riconciliato i conti degli anni precedenti con i ministeri vigilanti non è una buona notizia, perché significa che nelle casse delle aziende sanitarie e del sistema sanitario regionale ci sono le risorse e queste risorse non vengono spese, per cui credo che già dai prossimi giorni approfondiremo anche questioni legate al governo delle aziende sanitarie ospedaliere della nostra regione. Sui livelli essenziali di assistenza siamo ultimi. Ho detto che il fatto che oggi siamo in avanzo di amministrazione, e questo avanzo è dovuto alla circostanza che abbiamo riconciliato i conti degli anni precedenti con i ministeri vigilanti, non è una buona notizia, significa che nelle casse delle aziende sanitarie, del sistema sanitario regionale ci sono le risorse e queste risorse non vengono spese, per cui credo che già dai prossimi giorni approfondiremo anche le questioni legate al governo delle aziende sanitarie e ospedaliere della nostra regione. Sulle partecipate ho risposto che il mio governo regionale è un governo regionale che non ha creato nuove partecipate, che ha avuto un atteggiamento molto prudente. Ha assunto ulteriori partecipazioni in società che già c'erano, ma ho spiegato alla Corte dei Conti che l'alternativa era quella di far fallire la società degli aeroporti, che era sottoposta ad una procedura di revoca della concessione, o di far diventare per esempio le Terme Lugiane un esempio di archeologia industriale, per cui quando si governa bisogna governare con coraggio, spiegando le proprie ragioni anche alla Corte dei Conti, quando sono ragioni appunto che hanno solidi fondamenti legislativi. Contagi da Covid-19 stabili in Calabria. Nelle ultime ore sono stati 533 con un tasso di positività del 15,44% rispetto al 16,85% di mercoledì. Nello stesso arco temporale si è verificato un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 3.128. Negli ospedali ci sono 3 ricoverati in meno in area medica, totale 139, mentre restano stabili a 7 quelli in terapia intensiva. Questi SPOC, Castrovillari in primis, ma anche Paola Cetraro, Rossano Corigliano, continuano a essere sempre più finti
è sempre più incapaci di dare risposte alle necessità di salute vere delle popolazioni. Non si può andare avanti in questo modo. Basta parole, il momento dei fatti conseguenziali dell'apertura di una grande vertenza che ottenga le ragioni perseguite da tempo. E allora il 17 dicembre tutti in piazza per una mobilitazione comprensoriale con le municipalità, sindacati, associazioni e scolaresche per riaffermare l'impegno di tutti nel dare maggiore dignità ai presidi e ai livelli essenziali di assistenza sempre più al lumicino. È ciò che è emerso dal tavolo permanente della Commissione Territoriale per la Sanità, convocato dal sindaco di Castrovilla Remi Molopolito, che ha visto insieme il consigliere regionale Ferdinando Laghi, i sindaci di Lungro e Mormanno e i sindacati CGL, CISL e UIL. Noi porteremo le proposte di tante cose che sono immediatamente realizzabili, che possono dare risposta innanzitutto per svuotare il pronto soccorso, per far respirare i reparti e in modo particolare per dare risposta alla maggior parte delle persone che si rivolgono al pronto soccorso di Cassoville. Passo per passo, adesso il passo non più rinviabile, altrimenti si tratta di presa in giro, è quello della riabilitazione intensiva che l'ospedale di Castrovilla aspetta da oltre 10 anni e che permetterebbe di collegare tutto il territorio, compresi gli ospedali di Mormanno e di Lungro, in un unico continuum assistenziale che le nostre popolazioni non hanno mai avuto e di cui da sempre hanno diritto. La popolazione non ce la fa più perché i bisogni continuano a crescere ed è importante che anche i commissari, il commissario provinciale dell'ASP di Cosenza, ma anche il commissario regionale, il presidente Roberto Occhiuto, capisca la situazione anche di questo territorio, che è un territorio anche lontano dai centri urbani, dai grandi agglomerati e che ha bisogno di una grande spinta. Se le risposte non ci saranno, il 17 non sarà l'apice di una protesta, ma sarà semplicemente la partenza della stessa. Con questo spirito gli iscritti al sindacato di CGL e CISL UIL saranno in piazza il 17 con le loro bandiere, con i loro colori, con le loro rivendicazioni, sicuri di avere finalmente le risposte che meritano. Ancora una volta la Regione Calabria non è conseguente alle promesse più volte reiterate alle lavoratrici e ai lavoratori che vantano una storia ultra decennale di precariato, dipendenti da Azienda Calabria Lavoro, ma impiegati nei dipartimenti regionali per anni e in ultimo figure essenziali per il piano di potenziamento dei centri per l'impiego. Lo affermano in una nota congiunta i segretari regionali di FPCGL, CISL, FP e UIL, FPL, Alessandra Baldari, Luciana Giordano e Stefano Princi. Rapporti di lavoro deboli, sempre soggetti a scadenza annuale, proseguono e quindi sotto scacco, in attesa di un futuro stabile regolarmente promesso ma rinviato di anno in anno, invece da proroghe fino a che la legge ne ha garantito la possibilità. Le scriventi ritengono indispensabile che l'amministrazione rispetti il contenuto del verbale del 25 ottobre scorso, almeno nella parte in cui riconosce ai lavoratori la possibilità di essere stabilizzati direttamente in ACL nel caso in cui non dovessero superare le procedure selettive per il passaggio nei ruoli della giunta regionale. 26 persone sono state denunciate dai carabinieri in provincia di Catanzaro per aver reso false dichiarazioni pur di ottenere il reddito di cittadinanza. L'operazione ha coinvolto i militari dell'arma delle stazioni di Squillace, Pentone, Marcellinare e Gimigliano. Il danno complessivo all'erario individuato dai carabinieri è di oltre 196.000 euro. Tra le 26 persone denunciate ci sono anche 3 maggiorenni stranieri. L'inchiesta ha permesso di accertare che i cittadini avevano chiesto ed ottenuto, tramite l'INPS, la percezione del reddito di cittadinanza pur senza averne i requisiti o pur non avendoli più, non comunicando le variazioni intervenute. L'operazione ha consentito di verificare le posizioni di diversi percettori del reddito di cittadinanza, controllando in special modo la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta del beneficio. Gli accertamenti effettuati in particolare hanno fatto emergere che gli indagati hanno dichiarato informazioni non corrispondenti al vero nel tentativo di indurre in errore l'INPS e ottenere così un ingiusto profitto. Le informazioni fornite non correttamente vanno dalla falsa attestazione sulla residenza, spesso rivelatasi a seguito di accertamenti fittizia, unicamente per risultare unico membro di un nucleo familiare e quindi abbassare il valore della dichiarazione ISEE,
all'omessa o falsa indicazione di ricevere nello stesso periodo altri redditi che, superata una certa soglia, non avrebbero consentito l'ottenimento della pubblica provvidenza. Tra le varie anomalie riscontrate vi sono anche quelle di chi ha percepito regolarmente un reddito da lavoro dipendente o, in diversi casi, di chi ha omesso di comunicare precedenti penali o stativi.